Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Así iniciamos este programa de Radio Voz Latina. Desde Italia, Roma, Susana Mamani. Conmigo se encuentra Gaetano y tenemos invitados muy especiales aquí en la radio. ¿Cómo estás, Gaetano? Ciao a tutti da Gaetano. Io oggi mi sento meno solo perché sono in compagnia non solo di una bellissima donna venezuelana, ma anche di, non ti dico bello, ma di un uomo di un uomo italiano. Quindi oggi condividerò la mia lingua con un mio connazionale. E sono due ospiti che abbiamo già avuto agli albori appena abbiamo iniziato con la nostra radio, e sono Giovanni e Gisella. Oggi li abbiamo dopo tante esperienze, sia nostre radiofoniche che loro cantautore, no? Esibizioni che hanno fatto, dove noi abbiamo pure partecipato, e quindi condividiamo insomma la stessa passione, in maniera diversa, però lo facciamo. Damos la bienvenida a Gisella Josefina López Montilla e Giovanni Caruzzo. ¿Cómo están, muchachos? ¿Me estás viendo a mí? ¿Tengo que hablar yo por primera vez? gracias en verdad a Gaetano y a Susana por la invitación. Vuestra radio, estoy ahí hablando ya atrás portugués, italiano. En verdad que me siento siempre muy afortunada cada vez que voy a la radio, porque es una manera de poder expresar todo lo que estamos haciendo al día de hoy, y también trato de mandar siempre un mensaje hacia todas las personas de Latinoamérica. Gracias en verdad por la invitación. Grazie anche da parte mia, sono felicissimo di essere qui con voi. Sì, come diceva giustamente prima appunto il nostro amico, è un percorso che abbiamo fatto insieme, stiamo crescendo insieme, diciamo, ognuno nel settore specifico, quindi siamo molto onorati di essere qui insieme a dei carissimi amici, oltre che grandi professionisti. Siamo il gruppo G&G perché Giovanni e Gisella 2G, e quindi vogliamo farvi ascoltare la nostra musica con molto piacere, ciò che facciamo, vogliamo parlarvi un po' di noi, speriamo di non annoiarvi, come si dice. No, assolutamente, anzi, io ringrazio voi di essere qui con noi, e ovviamente ricambiato la gioia e la bellezza di incontrarci e raccontarci le nostre esperienze. E la nostra bellezza è proprio questa, insomma, dare voce a chi condivide questa passione. Abbiamo avuto quindi dal ragazzino l'altra volta da quindicenne fino ai professionisti come voi. Voi non siete assolutamente esordienti, anzi, ormai siete dei professionisti. Vi esibite in grandi palchi, dalla Rai a grandi palcoscenici, quindi per noi è un onore avervi qua. Gisela, ora nos tocca un pochito hablar de español. Sì, sì, sì. E saludar a tutta la gente che nos escucha allá in Venezuela. Gisela, è già bastante tempo che nos conocemos, e il trayecto che estás realizzando qui in Italia, a Roma, è la verdad impressionante. Con tutti i tuoi movimenti a livello culturale que has estado haciendo, te hemos visto crecer, te hemos visto tu demostración con tus danzas, no solamente lo podemos decir danzas venezolanas, tú llegas a hacer muchas cosas. El objetivo inicial de todo esto es poder llevar la cultura venezolana a nivel nacional, a nivel mundial, si se puede decir también. Al día de hoy me siento muy feliz porque recibo llamadas de muchas partes de América Latina. Incluso hoy un amigo que tiene siempre una radio web en México estaba presentando un cantante mexicano y nos mencionó a nosotros porque ya se escuchan nuestras piezas en México. En muchas partes del Perú se escucha, y gracias a mis amigos del Venezuela mandan también todas las canciones de nosotros en Venezuela. Esto a mí me llena de mucho orgullo porque todos lo sabemos al día de hoy, que gracias a Dios se está dando a luz de toda la problemática en Venezuela, porque ya incluso la RAI en la Cámara de Diputados hablaron justo de la problemática actual de Venezuela, porque hay 160.000 italianos que llegaron en la época de la guerra, dopo de la guerra, que están allá y están pasando todos los trabajos que el venezolano está pasando. Entonces el gobierno italiano ya está tomando procedimientos a esto. Esperemos en verdad que seamos escuchados.
Noi ti abbiamo visto che sei molto attiva su questo, anche perché insomma giustamente il tuo paese su, no, su questi argomenti, diciamo non politici però insomma più sociali, no? Infatti ti abbiamo visto partecipe alla Festa dei Popoli a Roma che si è tenuta quest'estate, sì, a giugno mi sembra. E, insomma, dove partecipavi con la raccolta dei medicinali, oltre ovviamente a rappresentare la bellezza della tua nazione con i cibi, le canzoni, i posti. Infatti io parlavo l'altra volta con un personaggio incredibile che è un professore universitario, era un naturalista, che è argentino. Il mio sogno era visitare la Terra del Fuego, è, no? Stupendo, è meraviglioso. E un altro mio sogno, andando più a nord, è Aruba, che è, no, in Venezuela. Assolutamente, è un posto fantastico. Purtroppo questa è la cosa brutta, che avete dei posti meravigliosi e poi insomma dei governi disgraziati, sì. Purtroppo in tutta America Latina, lamentandolo mucho, sì, se presentan todos estos problemas. A mí realmente no es que me gusta hablar de política, no, sí, pero es una cosa que nos toca a toditos, porque a todos, ya estoy con la todito con el disminutivo que muchas veces utilizo en las canciones también, porque nos duele. Cada uno de nosotros tiene su pedacito de corazón en su tierra, porque crecimos amando nuestra tierra con la música, con el arte. Es imposible no pensar en todo lo que está pasando en toda Latinoamérica, e incluso aquí en Italia también estamos viendo que se están presentando problemas a nivel de política. Gisela, abbiamo una nostra amica in comune che ci sta scrivendo, Sandra, e purtroppo ci ha chiamato, non abbiamo avuto modo di risponderla. Adesso casomai dopo proviamo a sentirla. Sì, un saluto speciale per Sandra. Assolutamente sì. Un saluto a Sandra, che sempre nos sta appoggiando a livello comunicazione. Ella también realiza muchos trabajos de comunicación del radio y bueno, la saludamos atentamente a ella. No solamente hablamos del aspecto que están realizando, cómo están creciendo ustedes, sino también de la música que están creando. Es algo que están escribiendo, son autores propios ustedes, ¿verdad? No, intanto approfitto anch'io per dare un saluto alla carissima Sandra Bosio, che è stata sempre tanto gentile con noi, con la quale abbiamo trascorso tanti bei momenti insieme per radio. Sì, mi riallaccio a quello che dicevate prima. Intanto la cosa che ci tengo a sottolineare è il fatto che noi lavoriamo molto sulle radici della musica sudamericana in generale. Io posso dirlo proprio con fierezza, insomma, sono felicissimo di fare questo tipo di lavoro, perché ho imparato tantissimo da questa cultura grazie al confronto con Gisela, con la nostra partecipazione insieme. Ho potuto veramente scavare a fondo in quelle che sono le radici musicali non solo del Venezuela, ma anche di tutta la cultura generale musicale sudamericana. Tra l'altro io, che ho sempre nutrito una forte passione per questa musica già da quando sono piccolo, come dire, mi si è rispalancata una porta a poter riaffrontare questo tipo di repertorio. Io penso che bisogna partire sempre dalla tradizione, perché deve essere, come dire, il punto di partenza per poi porre le radici per un qualcosa di nuovo. Tutto ciò che è nuovo deve, secondo me, partire da lì, dalle origini. E quindi con grande passione ci siamo messi ad affrontare questo repertorio, che praticamente è un repertorio di canzoni anche famosissime, non so, Chissas Chissas o le celeberrime canzoni. Grazie a ciò io ho veramente sono entrato in questa cultura, anche perché non è detto che essere musicisti classici, come nel mio caso, possa essere, come dire, di supporto per fare questa musica. Questa musica è un'altra cosa completamente, bisogna entrarci veramente dentro. Infatti ricordo, insomma, quando abbiamo cominciato le prime volte, insomma, ho cominciato ad avere dimestichezza con questo tipo di scrittura, e piano piano siamo andati a fondo in questa musica e abbiamo cominciato diciamo dall'anno scorso a scrivere poi dei nostri brani con Gisela. Giovanni, non so se tu hai mai sentito pezzi classici nel vero senso della parola latinoamericane, nel senso che noi abbiamo una cultura musicale, noi italiani,
appunto latinoamericana, che è la salsa, il sì, merengue, insomma il tango e così via. Però proprio ieri siamo stati un evento di un'orchestra boliviana classica che hanno suonato un pezzo fantastico di musica classica, e devo dire la verità, io non sono un intenditore, non saprei come dire giudicare il come dire come hanno suonato, però a me è arrivato, mi ha emozionato, quindi insomma credo che... Assolutamente, anche perché poi questo tipo di musica viene, attinge molto dalla tradizione popolare, e di conseguenza c'è veramente un mix di stili che riguarda appunto la melodia che si tramanda anche oralmente a livello popolare, che si fonde poi con gli studi classici. Io quando ero ragazzo studiavo Villa-Lobos, non so, studiavo Lauro, che ha scritto dei valzer bellissimi per chitarra classica, valzer venezuelani, studiavo Barrios, che paraguayano, insomma tutto il Sud America, ed è veramente veramente musica straordinariamente bella, anche perché poi il sudamericano ci mette la passione, quella credo che non manchi mai, e quindi certo, questo per noi è un punto di partenza, la passione per me e Gisela. Tutto ciò che facciamo lo facciamo con passione, cerchiamo sempre di lasciare una, come dice Gisela, una nostra traccia d'amore in tutto il mondo. Si escuchiamo justo un ratito ahora, van a ver, verdad, sí, todo lo que nace de este connubio ítalo-venezolano. Tenemos la canción Un ratito. Un ratito. Ovviamente penso che accompagni tu Gisella con la chitarra. Allora, qui abbiamo la se mi date un minuto, appunto vi spiego, certo, velocemente la chitarra classica, che la chitarra diciamo è la colonna un po' sempre delle nostre canzoni, ma non solo, perché poi abbiamo il basso elettrico, che tra l'altro suona mio figlio, si chiama Andrea Caruso, batteria, e una cosa fondamentale, un passaggio che c'è a metà della canzone, un punto in cui si ammicca diciamo al rap, abbiamo una presenza molto importante che poi ci dirà Gisela, lasciamo la curiosità di ascoltarla prima. Quindi non sveliamo il genere. Non vogliamo dirlo prima, teniamoci come dire. Ascoltiamola. Quindi ascoltiamo Un ratito di Gisela e Giovanni. A dopo. Un, dos, tres. Un ratito para darte mi amor y decirte cuánto eres importante. Un ratito, un suspiro a tu lado, es como apretar la vida en un instante. Un ratito es una inmensidad. Si eres tú, a mi lado estás. Un ratito es una inmensidad. Si eres tú, que a mi lado estás. Un ratito, un ratito, un ratito para vivir. Un ratito para amar. Un ratito para estar a tu lado. Un ratito para vivir, un ratito para amar, un ratito para estar a tu lado. Un ratito es una inmensidad y amarte intensamente más. Un ratito es una inmensidad y amarte intensamente más. Abrázame, apriétame, ofréme un besito que dure un ratito grande como la vida. Abrázame, apriétame, ofréme un besito que dure un ratito grande como la vida. Abrázame, apriétame, ofréme un besito que dure un ratito grande como en una vida. Abrázame, apriétame, ofréme un besito que dure un ratito grande como la vida. Quiero vivir a tu lado, sí. Quiero gozar a tu lado, sí. Quiero vivir a tu lado, sí. Quiero gozar a tu lado, sí.
quiero vivir a tu lado, sí. Ofréceme un besito. Quiero gozar a tu lado, sí. Como la vida. Quiero vivir a tu lado, sí. Quiero gozar a tu lado, sí. Un ratito para vivir, un ratito para amar, un ratito para estar a tu lado. Un ratito para vivir, un ratito para amar, un ratito para estar a tu lado. Un ratito. Regresamos nuevamente a Radio Voz Latina, aquí con nuestros hóspedes Giovanni y Gisela. Háblanos un poco más de esta canción que acabamos de escuchar, Giovanni. Allora, un ratito, vi dico subito questo. La cosa interessante è che qualche mese fa, parlando con Gisela, lei a un certo punto ha pronunciato questa parola, ha detto un ratito. Anzi, a volte lei dice un ratico, anziché un ratito, perché so che si può dire anche così. E questa parola mi ha colpito, io l'ho chiesto, dico, senti, ma cosa significa questa parola? Perché mi sembrava molto particolare, anche carina, insomma, molto divertente. E lei mi ha spiegato che voleva dire un attimo. E di conseguenza dico, senti, facciamo un bel testo su questa canzone, sarebbe una cosa interessante, originale. E lei ovviamente, insomma, si è messa al lavoro e mi ha mandato questo testo meraviglioso che dice proprio questo, un ratito. In un ratito c'è tutto, c'è in un istante che può essere più lungo di una vita, c'è un infinito, c'è l'amore, c'è tutto quanto al suo interno. E quindi lei mi manda il suo solito WhatsApp, insomma, Gisela, a un certo punto questo testo scritto molto bello, addirittura me la canta come fa spesso lei, insomma, mi canta, mi registra anche la melodia, dico, mi piace molto. E c'era poi a un certo punto quello che vi stavo preannunciando prima, un passaggio nel quale per come era scritto mi è venuto subito in mente di fare uno stacco, diciamo, di genere rap da mettere in questo brano, e abbiamo deciso di coinvolgere la bambina di Stefani, appunto la figlia più piccola di Gisela, che ha 12 anni, in questa esperienza. È stata molto molto bella, molto, molto divertente. È venuta qui in studio a Roma a registrare, era stata più spigliata di noi, nel senso che si è messa lì a registrare, è andata come un treno, insomma, l'ha fatta immediatamente, subito, in maniera molto incisiva, ritmica. Quindi siamo fatti la foto insieme, è stata un'esperienza veramente molto bella per tutti. Un'altra cosa poi che avete notato nella canzone, che non avevo utilizzato invece in Che la vita, è la chitarra elettrica, perché c'è anche un assolo di chitarra elettrica che appunto si appoggia poi all'accompagnamento invece fatto con la chitarra acustica. E qui ecco, canto anch'io, l'abbiamo fatta a due voci, abbiamo cantato insieme. La colonna portante ovviamente della canzone è la voce di Gisela, io mi umilmente faccio, diciamo, come dire, dei controcanti. Beh, insomma, vabbè, comunque sì, devo dire la verità, effettivamente le donne prevalgono in questo pezzo. E beh, insomma, devo dire, la figlia il sangue è quello, quindi assolutamente, sinceramente è más brava che la mamma, in verità. Ella se dedica, tiene un oído musical increíble. Cualquier tipo de canción que yo le coloco, ella me la canta, me imita muy bien. Ella se sabe todas las canciones mías. Y en verdad que escuchar una niña que nació aquí, que tiene sí su raíz de su mamá venezolana, pero cuando yo escucho las canciones de los años 60, 70 y 80, que son mis canciones que yo adoro, cantándolas de parte de Estefanía, a mí el corazón se me pone chiquitico, chiquitico, y en verdad me gusta porque es música realmente buena, música que tenía un sentimiento y me encanta que ya tenga esta cosa histórica nuestra, ¿no? Ma la spingi tu alla musica oppure è lei che ha questo dono, insomma? Realmente naturale. Somos una sola persona cuando estamos en la casa, porque estamos pegaditas una de la otra, dándonos besitos, abrazándonos. Es una relación muy bonita la que tenemos nosotras dos, sí. Vabbè, come madre e figlia. Sí, sí, sí. Fantástico. No, es una cosa maravillosa que nos cuentas esta, digamos, lo que estás dejando a tus hijas, ¿no? Sí, 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 sí. Un bel tesoro. Han colaborado siempre conmigo, incluso sabemos, Romina participó en el Miss América Latina representando Venezuela, y antes de que dieran la corona, ella dijo, le preguntaron, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás representando Venezuela? Cuando ella nació en Venezuela y me la traje cuando tenía 5 años, y ella dijo, porque mi mamá me ha enseñado a apreciar y amar Venezuela, y yo soy orgullosa de poder representar Venezuela. Ya yo allí me había ganado la corona. Quindi lei è nata in Venezuela.
Sí, las dos más grandes nacieron en Venezuela. Estefaní no, nació aquí, en el policlínico. Ah, quindi è una romanaccia. È de Roma. Una romanaccia, E ti fa anche per la Roma, sì, 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 Aia, che cosa brutta. Oddio, ci sarebbe da discutere qua. Però sta toccando. Sì, potremmo avere un po' del football. Vabbè, io sono ospite, ti perdono. Bueno, me da mucho gusto. Sé también, Gisela, que has estado muy participada contra la actividad, contra la violencia a la mujer. Yo te agradezco muchísimo. Hemos realizado actividades de este tipo. Y te agradezco por haber estado presente con nosotros, por los eventos, por varios eventos que has estado ahí. ¿Qué te deja toda esta experiencia que prácticamente la estamos viviendo? Sí, es más que una experiencia, es una vivencia diaria, porque lamentándolo mucho, cada día escuchamos que hay más violencia. Lamentablemente. Y esto nos llega desde cerquita y nos duele, nos hace mucho daño. Gracias a personas como tú, gracias a personas como Sandra, gracias a personas como Graciela y muchas otras personas que están luchando por este problema que se presenta diario a diario, esperemos que la voz siga, porque digamos la bondad, el hacer las cosas buenas es silencioso, es bajito, pero llega. Tenemos que tener mucha confianza y mucha fe en verdad que va a llegar, porque digamos basta, la palabra basta en todos los sentidos, porque es un dolor que tiene que terminar, y no solamente la violencia como la mujer, por la mujer, sino también hay violencia hacia el hombre, violencia en general, al género humano. Yo te traje, por cierto, una poesía porque, ¿te acuerdas que te dije que yo escribo? Sí. Hago relatos y monólogos justo hacia la mujer. Ahora me están permitiendo hacer un proyecto muy bonito hacia la inmigración y estoy preparando un material que la inmigración al día de hoy nos toca a todos porque realmente el ser humano ha emigrado toda la vida, ya desde la época de Jesucristo se emigraba. Es una poesía un poquito complicadita porque digamos, escribo un poquito como Pirandello, se entiende y no se entiende, boto el mensaje y lo dejo allí. ¿Es una poesía tuya o la estás recitando? Sí, no, es mía, Me voy a permitir, si les gusta, chévere. Y si no, como digo yo, tranquilo, chévere, cambur pintón. Dice así. Tentación de irme. Tentación de irme lejos de tus aires. Lejos de tus aguas y de tu ardiente ser. Que me envuelve y me enloquece. En tus caricias y en tus deseos. Mi alma se arranca de mi pecho para alzar el vuelo, para después caer como una paloma herida. Cuando su mundo se ha cerrado porque la brisa ya no le pertenece, su decisión ya no es de ella. El mundo sigue, pero el amor ya está sembrado en cada partícula de su ser. Y con su esplendor de la magia que deja el amor sideral, manó el terrenal. Brava, bravísima, bellísimo. No ci ho capito niente. Lo so che non hai capito nulla, però è questa magia dell'amore, ma l'amore vissuto con tanto dolore. Quando veramente te consegni questo amore a un certo punto lo perdi. Giuseppe, facciamo così. Sì. La traduci in italiano. Così. No, perché allora, come dire, l'hai recitata bene perché si sentiva che si sentiva, insomma, llega sì. La persona che posso dire una cosa. L'altro giorno parlavo con il maestro Piero Rattalino, che saluto, che è un grande musicista e anche un grande storico, ha studiato molto la tradizione del pianoforte, e mi stava raccontando una cosa molto bella. Parlava dell'approccio che il pubblico ha con il concerto, che può essere di due tipi: l'approccio culturale, quindi mediato da una cultura a monte, prima dell'ascolto,
È un approccio scienza. Che lui ha definito antropologico. Ecco, e lui diceva anche l'ascoltatore non colto può cogliere delle sensazioni. Secondo me questa sera, appunto, ascoltando Gisela come leggeva e come declamava il testo, anche non capendolo, secondo me Giovanni stai dando pubblicamente migliorare. No, vabbè, non fa niente. Era un fatto linguistico. No, Giovanni, no, è vero, comunque c'è cioè il messaggio, sì, no, arriva, no, comunque, no, anche certo, se non si, anche come la musica, no, a volte è la al teatro cosa. Come il sentimento, no? Arriva assolutamente, sì. O anche il quadro, uno bisogna saperlo guardare. Io visto, guarda, anche con la musica, io a volte quando da ragazzo studiavo il pianoforte, magari venivo degli amici che non avevo mai avuto a che fare con la musica, eppure quando c'era qualcosa che tu trasmetti lo coglievano immediatamente, anche non conoscendola, certo, assolutamente, certo. Quindi, sì. Gaetano, me la traduci in italiano? Non te la traduco in italiano. Smette il tuo compagno di lavoro. Ti metto una dura prova. Sì. Io ho sentito poco tempo fa, perché sto sempre studiando le canzoni latinoamericane, e sono andata a finire a una canzone venezolana. Ah. Che adesso ti faccio solo un pezzettino. Se mi dici che non capisci questa canzone, te la traduzco in italiano. Ok. La facciamo a cappella, però è perché lei è speciale, veramente. La stiamo preparando dopo. Devi essere accompagnato con la chitarra? No. Te faccio un'altra con la chitarra. No, la chitarra. Okay. Allora, lei fa così. Lucerito en la mañana, préstame tu claridad para alumbrarle los pasos a una ingrata que se va. Mañana por la mañana, ponte tus patios de flores, que te viene a visitar la Virgen de los Dolores. Clavelito, clavelito, clavelito. ¿Me dices qué? ¿Entendiste? Sí, ¿qué okay, pero, aspetta, no, clavelito, ¿cosa es chiodo? No, il clavellito è praticamente un fiore speciale, un fiore. Sì, però è un po' triste. È triste, sì, è sempre, tutte le canzoni belle che hanno questa melodia particolare parlano d'amore, di tradimento, di questo senso proprio del dare un po' di più e che probabilmente non hai preso giusto in quel momento quello che ti corrispondeva o... Certo. Non è ricambiato. Certo. Sì. Se posso aggiungere una piccola cosa che mi ha sempre colpito della musica sudamericana, sta nel fatto che se tu conosci i sudamericani, io ho avuto la fortuna di conoscerne molti di recente, sono sempre solari, positivi, hanno questo carattere a mille, insomma, ti illuminano veramente quando li incontri. Poi quando ascolti la musica c'è questo aspetto positivo, però c'è anche molta melanconia e nostalgia nella musica, c'è questa componente che non manca mai. Quelli che i brasiliani chiamano la saudade. Esattamente, esattamente. E come anche il nostro, una delle nostre prime canzoni era, attualmente perché la cantiamo sempre, che è Moliendo Café. È una canzone triste di una faena de las personas que trabajan el café, pero tiene una melodía. Simplemente cuando empieza, que aquí tengo la clave, empieza. Cuando inicia así, las personas no creen que la canción que van a escuchar es una canción triste, pero que tiene una melodía divina, porque nosotros tuvimos esta inmigración africana que nos dejó este sentimiento y este movimiento. Que cuando se trabajaba, aun cuando tú dabas lo mejor de ti para el trabajo con el sudor, con hambre, con el trabajo y el deseo de tener algo más, de aquella esperanza de que llegara algo que tú deseabas, estabas triste, pero tú dabas esa energía de tu cuerpo, ese movimiento, esa fuerza, que la misma energía de la naturaleza te llevaba a cantar. Nosotros escuchamos muchas de las canciones latinoamericanas, son una... Es un lamento. Las canciones del ordeño, cuando se muñe la vaca, es una canción, por decirte, sabana, sabana. A los animales se llamaba con un sonido, la naturaleza se llamaba, todo viene de ahí, de un sonido, y empieza cuando se molía incluso el maíz, que es...
Io, dale duro a ese pilo. Las mujeres cantaban moliendo el café, porque el moliendo el maíz, haciendo todo este tipo de masa, porque te lo invita, el mismo sonido de naturaleza invita a toda, a que nazca una música. Senti, allora, a proposito sempre di, sì, insomma, di musica, torniamo un po' a voi. Noi siamo rimasti, sì, l'ultima volta che vi abbiamo presentato con un pezzo che era dedicato a San Francesco. Poi c'è stato una, che è La Vita, che è un video che è stato trasmesso, un vostro pezzo molto bello che è stato. E cosa c'è ancora in forno? In forno ci sono tante cose belle, diciamo che abbiamo già acceso il forno, quindi stiamo aspettando solo che sì, le cose si scaldino. No, comunque sia, sì, stiamo scrivendo, vi dico solo questo, un brano molto bello e toccante dove utilizzeremo per la prima volta un'orchestra, ci sarà un'orchestra d'archi, sto scrivendo un pezzo per orchestra con la voce di Gisela, non posso dire altro perché sennò Gisela poi dopo penso che mi uccide, però comunque... Un ratito viene prima o dopo? Un ratito viene prima, l'abbiamo appena insomma, fatta proprio pochi mesi fa, invece questa canzone la stiamo scrivendo ed uscirà fra qualche mese. Ed è molto toccante per tanti aspetti. Poi magari se ci sarà modo di farlo ne parleremo prossimamente anche qui, se vi fa piacere. Grazie anche per noi. Ora passiamo al prossimo tema. Sì. Che si chiama Che è la vita. Frater Omnium. Che è latino, nel senso che latino quello nostro classico. Sì. Americano. Se volete vi dico brevissimamente il divario di questa canzone. Intanto mi riallaccio alla tematica della quale parlavate prima, il discorso della violenza, che purtroppo è una tematica molto scottante e forte, perché noi vorremmo realizzare nel prossimo futuro uno spettacolo che unisca teatro e musica, che prende spunto dal titolo Frater Omnium, che vuol dire fratello di tutti. Vogliamo fare uno spettacolo nel quale coinvolgere tutti tramite l'arte, la musica, la letteratura, la poesia. Vorremmo coinvolgere artisti che provengono dall'Oriente, dall'Africa, dal Sud America, dall'Europa, quindi creare un mix, una fusione fra culture nelle quali ciascuno di noi possa dire la sua e possa portare il suo bagaglio di esperienza culturale e di vissuto, insomma, in questo ambito. E Frater Omnium, appunto, questo titolo è molto bello e aggiungo che questa canzone è stata scritta da mio padre, il testo è composto di mio padre, che ha scritto molte poesie, raccolte di letteratura e di vari generi. È nata praticamente perché Gisela, anche lì, circa un anno fa, ha scritto un vocalizzo iniziale che è stato sembra quasi una sorta di richiamo nella foresta amazzonica, no? Se lo sentirete subito con questo eco lontano. E da lì, grazie poi al mio lavoro sul testo, è venuta fuori questa canzone perché ci è stata chiesta il premio San Francesco 2 anni fa, un premio internazionale svoltosi a Roma, dove si premiavano esponenti della cultura, ci hanno commissionato questo brano. E tanto anche un'altra cosa singolare, io stavo con Gisela, insomma stavamo per strada, la stavo aspettando perché appunto dovevamo fare un concerto la sera, mi sono messo in macchina con il suo testo ed è uscita fuori la canzone. Mi diverto ogni tanto a risentirla col telefono, perché io ho questa abitudine, come fanno tutti i musicisti spesso, di memorizzare nel telefono, perché dovete sapere una cosa, quando viene in testa una melodia, la per là sembra che questa melodia sia universale, poi dopo un'ora una persona se la dimentica e quindi se non si fissa subito sul telefono c'è il rischio che questa melodia se ne vada via. Cioè. Quindi ho tutti i miei incipit, chiamiamoli così, memorizzati nel telefono. E poi lei è tornata, appunto, siamo andati a fare questo concerto, gliel'ho fatto ascoltare, l'abbiamo arrangiata con la chitarra e successivamente abbiamo aggiunto una strumentazione varia anche sui generis, un po' originale per questo tipo di musica, perché è un pezzo sacro, no? Quindi siamo abituati a sentire la musica sacra giustamente con i cori, con l'organo. Qui invece non poteva mancare il Sud America, logicamente, e di conseguenza abbiamo messo un contrabbasso, un rullante di batteria suonato con le spazzole, e contrabbassista molto bravo, tra l'altro, nostro carissimo amico, Ermano Todaro, che è un jazzista veramente molto molto bravo. Grazie, Ermano. Grazie ancora, veramente. E quindi è nato questo brano che ha questo sound particolare, che piace perché unisce cultura classica con ritmo sudamericano, si chiama Frater Omnium. Quindi praticamente è mischiato il Latin American con il latino. Esatto. Oltre che, latino c'è insomma, sempre. E anche le musiche, insomma, è un fusion latino. Sì. Esattamente. Una buona informazione de lo che realmente è, come è stata creata tutta questa canzone. Grazie. Ora continuiamo con il tema. A dopo.
scoprì che il superbo si spogliò d'ogni fasto. Ciò che aveva d'onore al poveraccio resta ignudo la pelle come manto. L'anima divenne più fulgida di un lampo. Francesco donò l'umiltà e insieme ad amare fate la carità. Se è il mio primo pensare, Francesco donami l'umiltà, insegnami ad amare, fate la carità, se è il mio primo pensare. Insegnami ad amare, ma che la carità sia il mio primo pensare, sia il mio primo pensare, sia il mio primo pensare. Bentornati a Radio Voz Latina. Abbiamo sentito il pezzo di Giovanni e Gisella. Non è stavolta in spagnolo, è una canzone in italiano stavolta. Sì. Quindi, beh, dedicata a San Francesco. San Francesco, assolutamente sì. Stiamo parlando di San Francesco d'Assisi. San Francesco d'Assisi, sì. Quindi non è né San Francisco, no, vabbè, il Papa non è santo. Sì. Abbiamo avuto pure due preti, ma io sulle religioni sono veramente negato. Quindi, no, anche perché Francesco uno potrebbe pensare pure con legame Gisella. Infatti, il testo dice: sì, ricco e superbo si spogliò di ogni fasto, no? Ciò che aveva donò al poveraccio. Certo. Sottolinea questo fatto che lui che non è il Papa. È un po' più sì. meno umile, vabbè, sì. Comunque non voglio essere blasfemo. Quindi niente, vabbè, la canzone è molto bella, no, è molto bella, in verità che sì, è lirica quasi, no? Sì, è lirica. Sì. Quindi è un pezzo sofisticato, insomma. Sì, che poi appunto il testo è cantabile, e ha una cantabilità tipicamente italiana, diciamo così, però invece l'accompagnamento è più proprio sì. mosso, diciamo così. Poi sì, c'è sì, appunto sì. quello che diciamo prima, il fusion il tra fusion. Il Latino America e l'Italia, insomma un po' di... Sì. Da questa cosa qui. Sì, esatto. Questa era la colonna portante, no? Del ritmo. Sì. Sì. Dentro di poco escucheremo un tema también de ellos aquí directamente de la radio. De nosotros, si fuera de nosotros realmente estaríamos ganando muchísimo dinero porque es un tema en verdad histórico, un tema que lo han cantado en muchas personas, se llama Madrigal. Ah, Madrigal. Madrigal, claro. Es bellísimo, quiero dedicarlo hoy a mi hermano Gerardo López que está de cumpleaños en Venezuela. Dedicarlo también a mis amigas de la Sicilia, que son 35 mujeres venezolanas estupendas que nos mantenemos al día comunicados por el WhatsApp.
hablando siempre de todos nuestros recuerdos de infancia, de nuestros hijos, de un poquito de todo. En verdad nos hacemos muchísimas compañías. Es una canción siempre dedicada al amor. Y hoy realmente, repito, por ser el día de cumpleaños de mi hermano, la dedico especialmente a él, que me hace muchísima falta, por supuesto, no pudiendo verlo todos los días. Gracias a Dios existe Radio Voz Italia, que hoy le llega esta canción. Y es así, bueno, pues mandamos esta canción. No, la cantan directamente. La cantan en diretta, Gisela canta e Giovanni accompagna. Pruebo, es porque estoy... La gripe desde diciembre todavía no me he recuperado completamente, pero ahí voy. Estamos muy contentos de tenerlos aquí en la radio. La verdad, de momento caluroso, con el frío que se siente afuera. Sí. Acá, la verdad, es un tiempito realmente caluroso de fraternidad que estamos llevando. Uh-huh. Aquí, Venezuela, Bolivia, Italia. Qué bella combinación, ¿verdad, Gaetano? Sí, estupendo, sí. Allora... Madrigal. Giovanni, anzi, Gisella e Giovanni. Prima le donne sempre. Sì. Stando contigo mi olvido de todo de mí. Parece que todo lo tengo teniéndote a ti. Y no llevo este mal que me agobia y que llevo conmigo, arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir. Eres luz que ilumina las noches en mi largo camino. Y es por eso que frente al destino quiero vivir. Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo, y en el viento parece un acento tu voz musical, y parece un destello de luz la medalla en tu cuello al menor movimiento de tu cuerpo al andar. Yo a tu lado no siento las horas que van por el tiempo, ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. A tu lado no siento las horas que van por el tiempo, ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. Gracias, en verdad, te quiero muchísimo, Gerardo. Rigorosamente dal vivo, bravissimi tutti e due. Complimenti veramente sia per il pezzo vocale, sia per la maestria alla chitarra di Giovanni. Grazie. Insomma, veramente bel pezzo. Grazie. Poi, ecco, sentito dal vivo, non c'è niente da fare. È un'altra cosa. Un'altra cosa. È vero. Sì, assolutamente. Prima, te dicevo, mi sono emozionata tantissimo. Io riesco ad emozionarmi quando sento l'energia positiva. Qua all'interno c'è tanta energia positiva. Sì, è vero. Esiste tanto amore in questo momento. Quando uno desea, in verità, che il sentimento llegue,
Me empieza a temblar todo el estómago, en verdad. Le farfalline allo stomaco. Le farfalline. Sí, sí, todo esto. Le donne hanno queste farfalline allo stomaco. Vabbè, è bello avere essere sensibili, no? Sí, quindi... sí, 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 sí. Justo... no queríamos decir muchísimas cosas de esta canción que estamos preparando para orquesta, pero cuando escribí esta letra, la escribí justo para Venezuela, dedicada a Venezuela, porque siento muchísimo mi país, en verdad. Si ustedes me lo permiten, leo solamente una estrofa de una canción que nos identifica muchísimo a todos los venezolanos. Cantada es maravillosa, yo solamente quiero leer su primera estrofa, que dice así. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar, y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial. Soy como el viento en la mies. Siento el Caribe como un gran amor. Yo soy así. ¿Qué cosa puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando uno es... E così, come dice, io sono così e così rimango. certo. Sì, anche al giorno d'oggi io posso dire che sono una persona che appartengo all'universo, perché grazie a tutta questa intercultura è come si riempie il bicchiere, certo. Uno prende tutte queste cose ed è bello imparare di tutta questa intercultura, perciò meno male che esiste l'immigrazione. Assolutamente. Vero. Sì. In questo caso siamo noi ad apprendere, insomma, a imparare qualcosa. Assolutamente, no, assolutamente. In questo caso dal Venezuela, ma... Tra l'altro quello che mi ha colpito moltissimo a livello personale è l'attaccamento veramente radicale che hanno queste persone, appunto questi sudamericani, nei confronti della loro terra. Cosa sì. Che noi stiamo, devo dire, un po' perdendo in Italia. No, io non lo so, no, io penso che... So se ne conviene i con nostri, questo. In parte, nel senso che io penso che i nostri nonni quando erano... Assolutamente. No, quello è vero. Però, ecco, stare fuori dal paese porta a questo. Io penso che anche noi, sì. Se fossimo fuori dall'Italia, probabilmente sentiremmo la nostra nazione in una maniera differente. Però, come dire, ecco, sicuramente i latini hanno un attaccamento... alle proprie tradizioni, ecco, che per esempio sarà che forse oggigiorno, diciamo, il messaggio più diffuso che c'è in Italia, anche a livello di mass media, televisione, io insomma la sera ogni tanto, nel tempo, poco tempo che insomma accendo, e insomma si parla sempre male di tutto e di tutti, insomma è uno sport molto diffuso in Italia che secondo me dovrebbe un po' decadere, che ci sono anche tante cose belle, invece non si fa altro che parlare appunto di litigare, certo. E fare l'elenco di tutte le cose che non funzionano, che ci sono sicuramente, però ci sono anche degli aspetti belli della vita. Punto fare qualcosa per Roma e cantare Roma non fa la stupida stasera, che canta dammi la mano e fammi dire sì. Io non canto perché sarebbe proprio drammatico. Roma è stupenda, è meravigliosa, io la adoro. Io quando sto un pochino così basta che prendo metropolitana e faccio tutto un giro speciale al centro di Roma, certo. È meraviglioso, ogni angolo è speciale veramente. No, noi siamo stati ieri al centro a vedere un concerto, appunto quello che dicevamo, sì. di artisti boliviani classici, e appunto era proprio tra Stevere, insomma il centro proprio storico, e anche con il freddo eccetera. No, Roma è unica, è un patrimonio incredibile, quando le persone dall'estero vengono qui a vederla rimangono senza fiato, perché abbiamo ritornano. E ritornano sempre, sì sì, quindi... Peccato per le ZTL che sono il flagello di... No, scherzo, no, anzi forse... È buono che ci siano. Sì, tra l'altro c'è questo, anche questa cosa singolare, non so, a proposito di ZTL, no? Che a Roma c'è questa scritta varco attivo praticamente, molti le interpretano come del fatto che si possa passare, invece no. Varco attivo vuol dire multa matematica, quindi, per cui esatto. Molti ci sono cascati in questo. No, vabbè, questa, ma non voglio aprire una parentesi, no, non abbiamo molto tempo, però insomma vabbè. Sì, ovviamente ogni città ha la sua caratteristica, la sua bellezza, sì. Anche dove, io mi ricordo una volta, io ho vissuto degli anni a Milano e mi venne a trovare un mio cugino che venne a fare un lavoro di qualche anno, lui è poliziotto, vabbè, stava lì
e lui di una cittadina vicino Napoli che non c'è assolutamente niente, però ecco appunto quello che dicevamo prima, gli mancava, ecco, i sapori, certo, gli mancavano, no? E ovviamente un affezionato alle proprie tradizioni, alle proprie radici. Tra l'altro, tornando al discorso musicale, la musica ha una particolarità che penso nessuna arte abbia, quella di evocare immediatamente situazioni e luoghi. Io quando sento, certo, due note legate a una canzone, immediatamente sono sempre legate a una situazione emotiva, a un mio vissuto, al trascorso in un'altra parte del mondo. Questa è così, si legano indelebilmente a questa cosa. È deformazione professionale. Succede con i sapori, questo. Sì. A me dammi un gasatiello. Vabbè, chiusa parentesi, vabbè. Praticamente estamos llegando a la final de la radio. Yo, la verdad, muy agradecida de que ustedes estén acá compartiendo con nosotros. Así pueda Radio Voz Latina, con todos los contactos que tenemos, pueda conocer más a Gisela y a Giovanni. Gracias. Gracias a vos. Quiero mandarles un saludo a las personas que se son colegadas, que han estado cerca con nosotros. Fidel Carlos Flores, periodista, que está en México, que siempre nos manda las informaciones. Dulcinea Gómez, de la radio Popular, Popular, Roma. Que siempre está con nosotros. Sandra Bocio, que también es ella presente. Tengo muchos saludos que mandar. Jorge Miguel Rodríguez. Tenemos a Graciela Sáenz de la Argentina, a Pablo Paz, Elsa Javier, Miriam García, que ha estado siempre también apoyándonos, Beatriz Paucara, Claudia Barcos, Emilia Vagos, Francisco y Alfredo, que estuvieron con nosotros hablándonos de la peña, que también Gisela es parte de este grupo folclorístico, musical, podemos decirlo. Sí. Y Ben de Beltrán, que están con nosotros. Y toda la gente que nos sigue, gracias, muchas gracias por estar acompañándonos aquí a la radio, incentivando, estamos para ustedes, informando, actividades, conociendo personas artísticas y mucho más, muchos eventos más. A ti los micrófonos, Gisela, para mandar un saludo luego a Giovanni. Sí, gracias en verdad por la invitación de nuevo, y al decir gracias me viene la palabra. Graciela desde Argentina, la próxima vez te canto un tango, porque el tango me encanta, me apasiona, y en verdad te lo voy a dedicar a ti, un ven y charlemos. Y a todos los amigos que acaba de mencionar Susana, en verdad son amigos de todo corazón, amigos que nos dan muchísima información de todo lo que está aconteciendo al día de hoy a nivel de música, cultura, arte. Muchísimas gracias en verdad a todos. Tengan una feliz noche, una feliz tarde, un feliz día, como dijo Susana al inicio, porque con los cambios de horario justo con América Latina tenemos 5 y 6 horas, sí, de diferencia. Sí, sí. Gracias, Italia. Gracias, Gaetano, en verdad, por tu... Grazie a voi. Grazie. Beh, anch'io ringrazio intanto voi due, perché siete stati gentilissimi, è stato un piacere per noi essere qui con voi, siamo veramente onorati, e come diceva Gisella prima, c'è stato tanto calore, tanto amore, tanta serenità per poter fare una trasmissione bella anche così, no? Molto spontanea, senza averla preparata. Questa è la cosa più bella, secondo me. Grazie a Gisella, che voglio ringraziare qui pubblicamente, perché mi ha dato modo di scoprire questo patrimonio meraviglioso musicale che grazie a lei sto affrontando sempre di più. Grazie a tutti gli amici nostri, cari, anche Francesco, appunto, è un carissimo amico, e grazie alla musica, che devo dire, alla fine ci unisce sempre tutti in queste esperienze meravigliose. La musica rompe fronteras. Assolutamente. Aro, 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 come dice Francesco. Che aro, aro, aro non è spagnolo, ma penso sia aymara o quechua. Ah, no. Francisco inventa sempre, sì, qualche, sì, cosa, sì. È particolare, una persona in verità speciale. Sì, sì. Llegamos alla final. Un saluto a tutta la gente, che tengan un buon fin de semana. Estuvo con ustedes Susana Mamani e Gaetano. Un saluto, buon fine settimana, e a risentirci venerdì prossimo con nuovi personaggi. E speriamo che sempre di più ci seguiate e apprezziate quello che facciamo. Y muchos besitos de coco, come dico sempre. Si comincia dal piccolo per andare al grande. Un abbraccio a tutti e buon fine settimana. Grazie a voi, buon fine settimana. Ciao a tutti.